quanto lo stiamo male ci stiamo. Due primi? Sì, due primi, due assaggi. Due assaggi, poi fa come cazzo li pare. Però a lui gli fa qualcosa di carne. No, che c'hai? Invece non fai i primi. Ecco. È quello che vado nel culo. È quello lo posso. E te lo fa allo scoglio? Sì. Allo scoglio lo mangio, vai. Anche io lo scoglio. Vai, lo vedi? Vedi lo scoglio. Facciamo con l'antipasti. Vai, scoglio. Nell'antipasti metto anche un po' di roba di carne. Bravo, dai, su. Bravo. Poi spaghetti e poi guardiamo. Vai. Allora vescovo. No, non rompe coglione che ce la fa una cosa. Non parla male che siamo in televisione. Questa luce. Siamo in televisione. Allora, Folco. Dunque, la gente mi sta chiedendo il 21 cosa fate. Allora, bisogna iniziare un pochino a far vedere qualche carta. Allora, chi c'è? Chi c'è qui? Nicola, fatti vedere. Presentiamo il gruppo. Accanto a me non esiste, perché è partito, c'era degli impegni, coniugali. È andato in Brasile, zio Nate, facciamo un applauso. Il signor San Martano, anche lui per impegni coniugali non è potuto essere con noi, quindi è qui alla mia sinistra, grazie, c'era una sedia vuota e ci fa molto tristezza sottolineare questi sedi vuoti. Benissimo. Con la sua tromba, qui accanto a me abbiamo Nicola, Luca, Fiorentini. I nomi veri. Sì, Nicola Fiorentini. I nomi veri. Spartacus, Ritto e Spartacus. Poi qui accanto abbiamo alla chitarra di esperienza. Alla chitarra di esperienza, il signor Bruzzano, abbiamo il numero, non me lo ricordo. 25. Le poste, 25. 25 il postino. Qui abbiamo il nostro maestro Venturini. 50. È quello che manda avanti tutta la baracca, perché è l'unico che sa gli accordi. Sì. È l'unico che sa la musica. E... Vero. Noi guardiamo le mani, era una canzone che stavo a basso, contrabbasso, tutto quello che basso, quindi io credo che si suoni anche il falzone. Sì, 75. 75, il falzone, il fanciullo cattivo, che è stato rinominato Gino Fastidio, condannato per l'eternità. Arriva qua dietro 61, con la sua imponenza. Fai vedere il 61, imponenza ma leggeria allo stesso tempo, il signor della rosa Massimo il vescovo. Applauso. Numero 46, il più invidiato da tutti i chitarristi dell'Elba, perché lui è uno come noi che la musica non la sa, però lui la inventa, perché tutti gli accordi di esperienza, la chitarra, Leonardo Da Vinci. Quando io lo dico sempre, quando io andavo a Barbarossa, dice guarda la chitarra c'è già, tutta la spiaggia era prenotata, c'era l'acceso e c'era Martorella. Poi ci siamo io e te, Folco. Io sono il 62 e te sei il 49. Sono il capo telefonico, mi presento, sono Folco. Io sono Stix, sono qui dietro, mi conoscete. Lui è Stix. Dunque, il 21, maestro. Allora, la gente ci sta chiedendo cosa avete intenzione di fare, dove vi troviamo il 21? Praticamente da verso una certa ora, che è l'ora più precisa, intorno alle ore più o meno 10 più o meno, è verso una certa ora. Perché di mattina, fosse stato di sera, sarebbe stato dopo il caffè, ma siccome è di mattina, verso una certa ora, intorno alle 10, cosa fate? I capoliveresi dovrebbero stare molto attenti a ciò cosa può succedere in paese. Capoliveresi. Dopo 40 minuti, i campesi dovrebbero avere la stessa accortezza dell'attenzione. Attenzione. Dopo un'altra quarantina di minuti, così, ma anche mezz'ora, a Sant'Ilario potrebbe esserci un problema. Nonché dopo una mezz'ora da Sant'Ilario, questo segnale che tu partirai 10, l'orologio, Famo le 9, famo tutte siano le 9. Le 9 e mezzo, le 10, no, anche prima, mezzogiorno. Allora facciamo così, i capoliveresi avvertiranno i campesi. Che c'è stato verso le 10, c'è stato qualcosa, avvertiranno che potrebbe essere. Segnali di fumo. Poi non si sa, questa è una protesta, Però da campo andiamo a Sant'Ilario. Poi molto probabilmente, se no ci pigliano a calci nel culo a Sant'Ilario, perché ci sta, essendo un paese di musicanti e musicisti con i controcoglioni, essendo noi delle spazzature disumane, ci sta che a Sant'Ilario ci facciano tribuni e ci sciolgano anche altri. Se questo non succede, arriveremo anche a Marciana alta, per poi discendere a Marciana alla Marina. A una certa ora, imprevedibile, quelli della Marciana Marina telefoneranno dopo il caffè. Sì. Telefoneranno alla ferraia e gli diranno mirate la fine che fate, che arrivano questi sciamannati, quanto, e noi saremo verso la certura, sempre la certura, saremo a Rioetta, dopo la certura saremo a Cavo,
Erba. Per concludere. Poi c'è il portoferraglio di mezzo, c'è la nostra base operativa che è Porta Azzurro. La nostra, la sede ufficiale, diciamo, è a Longone. La sede legale. Alle 21:30 al tavolino da Cicconi a Porta Azzurro. Sobri. Questo è quanto. Quindi l'Altani farà, diciamo, cosa faremo. Sì, presuppone, non è sicuro. Griglieremo, faremo delle grigliate, non lo so. Delle mille grigliate. Questa ragazza che si farà? Si farà che si riceveremo. Noi diciamo prende, ma si può dire cosa si fa, no? Sì, sì, no, è ora bisogna dirlo. Ora bisogna dirlo, non si dice. Noi reciteremo delle poesie medievali. Esatto. All'interno tutti in costume medievale. Medievale, vernacolo, anche 10 comandamenti. Come si sa, poi sera c'è il presepe. Noi saremo quell'anno. Porta Azzurro la sera c'è il presepe. Perché il nono a noi ci piace, che desidera la donna d'altri. Ragazzi, c'è il vescovo, si può fare comandamenti in altre. Adesso non parla mai. Io allora gradirei aprire una parentesi, anche graffa, su signor Marco Falzone, rientrato dalla Nuova Zelanda. Ho saputo che la nostra avventura estiva ha avuto eco anche in Nuova Zelanda. Sì. Ma ecco, cioè in realtà sarebbe una C che poi è diventata una G. Ci siamo spinti. Perdonatemi. Spinti oltreoceano a 12 ore di fuso orario da qui. E praticamente la prossima estate potremo andare a fare un tour nella Nuova Zelanda in mezzo ai campi di pecore. Maestro, mi perdoni, l'ultimo chiuderei perché i fans ci stanno scrivendo qui, vede sul mio telefono a Rondemà, e hanno chiesto se gentilmente spieghiamo a cosa servono i numeri. Te hai detto in galera a cosa servono i numeri, vogliamo dirlo anche ai nostri fans. I numeri servono innanzitutto per riconoscere noi stessi, per riconoscerci fra di noi, poi ha un significato, poi ci si dà del legge. Però perché ci abbiamo però fatto? Perché sono pronti i numeri per la stagione a venire, per la stagione estiva. Essendo noi musicisti di strada, cosa succede? Succede che andiamo a suonare quando cazzo ci pare a noi e dove cazzaccio ci pare a noi, senza impegno a nessuno. Chiuso la parentesi, apriamo la borgetta della chitarra, dalla chitarra, e raccattiamo perché si raccatta e poi verrà dato un beneficenza. Quest'anno in più ci abbiamo numeri. Allora, le gentildame che hanno bisogno di farsi un'incalcata a dovere hanno la possibilità di scrivere un bigliettino col numero, scegliendo tra di noi da chi si vogliono fare incalcata, senza compromettere nessuno. Mettono la borgetta, un numero di telefono, e poi noi con calma, se abbiamo tempo, proveremo a dargli una botta a incalcati. State attenti perché alcuni numeri sono in sequenza, non vi sbagliate dal 49 al 50, perché 49 è lui e 56, se sbagliate dal 49 al 50, lui è il 61 sul 62, attenti! Perché se vi becca il vescovo, vi schiavetta tutti i bulloni che ci avete. Se scegliete il 61, cioè il vescovo, state attenti, portatevi lo schema di come siete fatte e la chiave del 14, perché non mi trovo non nemmeno all'anagrafe, capito? Perché lui sono 36-37 anni che non va, capito? Noi ora vedremo a portarlo a un dal nostro Franco di Napolibe, come si chiama, Franco de Pressosta, di Volpi, da Franco Volpi, un troppo pieno col Pressosta, sono regolati troppo pieno. Ventolini 14 Aguroni, allora, da Franco Volpi, siamo qui da Pino 18. Un applauso a Pino che ci ha fatto di parte. Buon appetito. Condannato per l'eternità.